Di che colore è uno specchio? Beh, potrebbe sembrare una domanda un po' bizzarra perché in effetti uno specchio non ha un colore suo, o meglio, può assumere tutti i colori a seconda dell'oggetto che c'è davanti. Ma per rispondere dobbiamo prima chiederci cos'è un colore? Beh, i colori sono la nostra percezione di onde elettromagnetiche a diverse lunghezze d'onda. Per esempio, vedo questa pallina verde perché questa pallina assorbe tutte le lunghezze d'onda tranne quella del verde che viene rimbalzata in tutte le direzioni e arriva al mio occhio. Invece, vedo questa pallina bianca perché questa pallina riesce a rimbalzare tutte le lunghezze d'onda e quindi, sommandosi, queste lunghezze d'onda danno quello che io percepisco come bianco. Quindi forse potremmo dire che uno specchio è bianco perché riesce a rimbalzare tutte le lunghezze d'onda. O meglio, un bianco intelligente perché a differenza di questa pallina le fa rimbalzare in una determinata direzione. Questo però è vero solo per gli specchi ideali, quelli perfetti. Uno studio ha dimostrato che gli specchi che abbiamo a casa invece riescono a far rimbalzare le onde elettromagnetiche nella lunghezza d'onda di 510 nanometri un po' meglio rispetto alle altre. E questo corrisponde al verde. Quindi in sostanza possiamo dire che gli specchi che abbiamo a casa sono leggermente, ma leggermente, ma leggermente verdi.